Allora Umberto, questa potrebbe essere ufficialmente l'ultima volta o una delle ultimissime volte che proviamo Ace Combat 7 prima dell'uscita del gioco. Perché comunque c'è stata questa presentazione alla Gamescom e adesso un'altra demo al TGS. Noi siamo nella sede di Bandai Namco alla vigilia della fiera giapponese, dove c'è anche Ace Combat 7, che è presente sia con la demo su PlayStation 4 in versione normale, sia una missione in PlayStation VR. Quindi abbiamo potuto provarle entrambi, tu hai in particolare provato pure l'esperienza in VR, quindi raccontaci un pochettino quelle che sono le tue impressioni. Allora, corretto, diciamo che il gioco, come hai detto, l'abbiamo visto diverse volte. Qua al TGS 2018 Bandai Namco ha scelto di focalizzarsi molto sul racconto dell'esperienza in VR. Questo racconto è avvenuto tramite prima una presentazione e poi appunto la possibilità di provarlo. Diciamo che l'esperienza che Bandai Namco ha voluto diciamo portare avanti e spiegare è quella di la VR come da una parte opportunità per migliorare i prossimi capitoli della serie, cioè il lavoro sull'immersione, l'immersività soprattutto della versione VR, secondo Bandai Namco aiuterà poi i prossimi capitoli della serie. E poi comunque questo potrebbe essere un primo esperimento in VR per la serie, quindi lasciando intendere che magari in futuro ci sarà un percorso che verrà, insomma, che verrà fatto sempre in questa direzione. Ci saranno tre missioni specificatamente pensate per la VR, che sono state studiate in modo tale da essere molto più immersive. Quindi ti faccio un esempio molto banale. In una delle missioni, ad esempio, si parte su una portaerei. E c'è tutta una parte molto più cinematografica del solito, in cui ci si guarda attorno, la portaerei comunque si vede che è viva, si vede che ti spinge a guardarti attorno, insomma, ad esplorare con la vista l'ambiente. E poi c'è invece la parte della partenza e del volo che è un pochino più standard. Una seconda missione, sempre tra quelle pensate per la VR, è stata studiata in modo tale da, tu immagina, si parte su questo campo di volo interamente in mezzo a una battaglia, quindi davanti a noi si sfascia un aereo, poi sulla pista se ne distrugge un altro, quasi troppo, nel senso che cioè noi siamo lì che ovviamente andiamo avanti abbastanza piano perché dobbiamo metterci sulla, insomma, un aereo a terra va abbastanza piano, no? Allora, e ci si schianta davanti a un aereo e ci si schianta di fianco a un aereo e poi sulla pista intanto si sfonda un altro bombardiere. C'è parecchio culo comunque nel non essere presi da tutta quella roba che si schianta sulla pista, però comunque fa il suo effetto e poi anche lì c'è il decollo. Ho apprezzato di questa esperienza VR molto il lavoro fatto sul cockpit, perché si vede che c'è stato un lavoro extra nei dettagli del radar. Nei dettagli luminosi, nei beep che popolano l'abitacolo, nel fatto che magari quando ti colpiscono le luci e il fumo, ad esempio dei danni sulle ali, si riflettono all'interno del cockpit. E comunque è un bel lavoro, cioè si vede che c'è Lì ha stato. molto senso perché poi a differenza della versione tradizionale il giocatore è anzi spinto, la prima cosa che fa è si guarda attorno, si guarda nel cockpit, no? Guarda le gambe, insomma, quindi è ovvio che lì ci sia una cura poi per i dettagli importante. Spendo giusto due parole, anzi prima ti volevo chiedere a livello di motion sickness tu come la vivi con la VR? In questo caso è tranquillo, quanto è durata per esempio la demo e... Allora, guarda, io ho giocato per una decina di minuti, no, forse per più per un quarto d'ora. Io di solito non ne soffro tantissimo, ma dipende molto dai giochi. Qua, nonostante l'idea di volare comunque possa spingere un pochino a pensare che ci sia parecchia motion sickness, devo dire che sono stato abbastanza fortunato. L'ho provata prima di pranzo, però Ottimo, dovrei provarla adesso per vedere se è ottimo. cambiato qualcosa. Dopo la proveremo, ottimo, perché sentivo che loro comunque hanno provato a non so, inventarsi dei piccoli trucchetti a livello di interfaccia per cercare di limitare il più possibile la motion sickness, quindi se funziona ottimo. Spendo giusto due paroline per invece la demo della versione tradizionale del gioco su PlayStation 4. Qui tra l'altro sono quasi tutte PlayStation 4, tranne qualche eccezione di PlayStation 4 Pro, quasi tutte sono PlayStation 4 normali, base, cosa abbastanza strana perché di solito spingono sulla versione
più sulla console più potente, comunque in questo caso su PlayStation 4 normale. Era la stessa demo, gli stessi due capitoli della Gamescom, il capitolo 6 e il capitolo 7, ma a differenza della Gamescom, dove non siamo riusciti ad arrivare al capitolo 7, qui era possibile partire direttamente con il capitolo 7 e diciamo affrontare direttamente quello, nonostante la demo fosse a tempo limitato, quindi un quarto d'ora più o meno, poi dove sei arrivato si interrompe. Siamo riusciti ad arrivare abbastanza avanti verso la fine della missione della missione 7 e devo dire che questa novità del meteo, delle nuvole dinamiche reali che ti ci infili dentro, arriva la tempesta, effettivamente fa tanta differenza rispetto agli S-Combat passati. Cioè il capitolo 7 in particolare si apre con questa missione in cui devi distruggere prima degli antiaerei che sono sparsi in giro, dopodiché dovrai affrontare dei caccia aerei. Nulla di troppo particolare, se non fosse che tu entri, appena cominciato la demo, in queste nuvole, in questi cumulonimbi giganteschi, ti si annebbia completamente la vista. Quando esci ti ritrovi all'interno di un canyon, cioè con questi picchi altissimi, che ti trovi lì a dover cercare di non schiantarti. Un paio di volte mi ci sono schiantato, però è stato veramente impressionante. E poi anche a livello di gioco, dover riuscire a battere gli antiaerei con questi ostacoli e con in più la pioggia è notevole. Tra l'altro, finita questa parte di antiaerei, l'inseguimento con i caccia automatici controllati, insomma, da remoto nemici, era all'interno di una tempesta, quindi con le saette a fianco. Faceva effettivamente molto molto effetto, quindi è una bella novità. Non è, a volte sai, quelle feature che aggiungono soltanto perché funziona a livello di PR, no? Di marketing. Condire l'insalata. Invece qui cambiano molto l'esperienza, devo dire che è impressionante. Anche in VR comunque funziona bene. Tra l'altro in VR visivamente ci sono un paio di aggiunte carine, tipo la possibilità di puntare i nemici e agganciare i nemici con lo sguardo. Quindi sai che normalmente bisogna dirigere l'aereo verso la direzione del nemico per agganciarlo, ma invece è possibile farlo con lo sguardo, che semplifica un pochino le cose. C'è tra l'altro anche, sempre in VR, c'è sia una modalità hangar che una modalità air show. La modalità air show è una specie di spettacolo, come andare a vedere le frecce tricolore. Non so esattamente che senso abbia, però va bene, è un di più. Invece la modalità hangar è carina perché loro dicono, la descrizione è banale, ti permette di andare sopra, sotto l'aereo, di girarci attorno dall'esterno, e dicono perché vuoi andare agli utenti un'idea di quanto siano effettivamente grandi questi aerei da guerra, che nel gioco sembrano, non so, delle Formula 1 dei cieli, e invece sono delle belle bestie, cioè. E quindi vabbè, sembra una cosa carina. Hanno detto che hanno fatto un lavoro molto specifico sia sugli interni che sugli esterni, in modo che andandoli a vedere, insomma, facciano un bel effetto. Non di più carino, aspettando l'uscita, che è il 18 gennaio prossimo. Mi sembra comunque un prodotto che possa interessare tutti i fan della serie. Infatti non vediamo l'ora, perché comunque è stato posticipato diverse volte, si è lasciato attendere, ma promette molto molto bene questo nuovo Ace Combat. Quindi per tutte le novità sul gioco, e a questo punto si spera che il prossimo appuntamento sarà direttamente con la recensione, e ci leggiamo sulle pagine di multiplayer.it.